Occidente, le libertà, i diritti. Questo è il titolo di Parole di giustizia di quest'anno ed è un titolo estremamente evocativo. Mette al centro le grandi questioni e le mette al centro in una dimensione globale, in una dimensione mondiale, perché oggi è necessario, in conseguenza dei grandi stravolgenti cambiamenti che interessano il pianeta, ripensare e pensare appunto ai nostri concetti fondamentali, alla nostra politica, alla nostra etica della giustizia, proprio in relazione a questo grande e travolgente cambiamento che viene chiamato la globalizzazione. Ci troviamo a Spezia per il secondo anno a parlare di giustizia, di libertà e di diritti. Non sono dei temi tecnici. Forse lo sbaglio in questi anni nel nostro paese è stato lasciarli ai tecnici. Sono dei temi di cui è bene che parli la città, che parlino i cittadini, che ci interroghiamo tutti perché sono i temi del nostro vivere quotidiano. Ecco, vogliamo cercare a Spezia di parlare di questo. Parole di giustizia rappresenta una grande occasione, una grande opportunità per la nostra città. Lo è sicuramente appunto per gli ospiti che animeranno queste tre giornate, tutte dedicate ai temi dei diritti, dell'Occidente e ad aprire lo sguardo sui diritti negati e sulle possibilità di sviluppo della democrazia che partono appunto dall'Europa, dall'Occidente e affrontano anche i temi internazionali e diritti negli altri paesi. Dalla giustizia la democrazia non può prescindere a nessun livello, neanche a quello delle istituzioni. La provincia aderisce a Parole di Giustizia 2010, nell'anno in cui Parole di Giustizia si guarda all'Europa, nell'anno in cui la provincia guarda l'Europa. E proviamo a comprendere davvero che se è necessario, se è utile, se è opportuno davvero costruire l'unità dei popoli, non si può prescindere dall'unità dei diritti e dei doveri dei cittadini dell'Unione. Questo ci consentirà di tornare ad essere davvero competitivi sulla scena mondiale, se riusciremo a esportare nel mondo le condizioni dei diritti che col tempo nel nostro paese sono state conquistate, dei diritti di tutti. Io credo che non si possa prescindere dal bisogno di giustizia. Il tema della giustizia, che troppo spesso è oggetto di conflitti e non di approfondimenti, è un tema nobile che viene affrontato attraverso il confronto di personalità, di estrazione, culture, mondi diversi. Il tema dell'Occidente, il tema della libertà, il tema della democrazia, il tema del necessario confronto tra mondi di estrazione culturale, di provenienza diversi, è un tema che verrà affrontato in questa rincorrersi di appuntamenti continui, di convegni, di conversazioni che attraverseranno la città per tre giorni. Avremo, ripeto, relatori di grande prestigio, a cominciare da un premio Nobel per la pace come Pérez Esquivel, come Gustavo Zagrebelsky e tanti altri, ma la cosa che ci interessa di più è discuterne insieme con Spezia, con la città, con gli studenti. Cominceremo venerdì mattina con le scuole, continueremo in giro, in piazza, in diversi luoghi. Credo, come è accaduto l'anno scorso, che possa essere un evento interessante per tutti. Portare questi temi fuori dai luoghi deputati, portarli nelle tradizionali sale, sono coinvolte tutte le sale cittadine, quelle dove normalmente si svolge l'attività culturale della nostra città, ci permetterà a tutti di rendersi conto di quanto i temi della giustizia siano appunto temi che riguardano tutti noi, la nostra vita, la vita delle persone che ci stanno accanto e la vita delle persone che stanno in altri luoghi, ma come tutte queste si influenzano reciprocamente.
e ci piace l'idea che sia proprio la nostra città, La Spezia, a diventare sede di questo confronto di pensatori, di giuristi, proprio perché Spezia è stata la città di Giuseppe Borré, un grande giurista che abbiamo voluto ricordare, non solamente dedicandogli una piazza della città, ma anche dedicandogli questa manifestazione che è stata organizzata e promossa non solamente dagli enti locali, ma soprattutto grazie al protagonismo dell'Associazione Borré, appunto, l'associazione che è nata di recente qui alla Spezia e che comprende tantissime personalità del mondo della magistratura, del mondo del pensiero giuridico italiano. Aldo Moro, un personaggio importante della storia della nostra democrazia. Da giovane professore universitario, quindi ben prima, insomma, delle vicende del terrorismo che l'hanno visto protagonista, diceva ai suoi studenti: forse nel nostro destino di uomini non ci sarà quello di vedere compiere compiutamente la giustizia, ma basterà averne sete e fame, e sarà un grande destino. Immaginare che il nostro modello sia un modello unico, sia il modello migliore, che il nostro modello di riferimento della democrazia occidentale sia l'unico modello che possa essere applicato, probabilmente è un errore culturale. Immaginare di escludere gli altri che hanno culture, provenienze, pensieri diversi da quello che è il nostro modo di vivere, è anche questo un modo sbagliato di affrontare il problema. Io credo che il confronto di culture e la presenza di uomini che provengono da mondi diversi o di studiosi che hanno approfondito mondi diversi sia il tema principale anche di questa rassegna. Rassegna che è nobilitata assolutamente dalla presenza di economisti, politici, da un premio Nobel e che quindi renderà per questi 3 giorni la nostra città come una sorta di capitale culturale del paese.